如何弱？哇！La Creus Gallery è nata ormai 4 anni fa, questo è il quarto anno espositivo, è nata per gioco, scherzosamente, ho detto guarda facciamo una mostra da me, questo è il mio studio. Questa mostra fu un successo, vennero moltissime persone, un ottimo consenso di pubblico, di critica, di giornali, e quindi da lì pensai forse c'è interesse alla nascita di una galleria che faccia un lavoro molto sperimentale, forse meno commerciale, ma sicuramente di ricerca. E il lavoro con la Doresini insomma è nato così, in modo molto semplice, i rapporti sono molto spontanei con gli artisti. Una cosa importante che ho notato lavorando con Vito De Maio è un'estrema collaborazione reciproca. Questa cosa mi è servita molto, per esempio performance, la prima performance, e sono riuscito a farlo. Io, diciamo che faccio molta ricerca da quando abbiamo fatto la galleria, quindi cerco soprattutto chi risponde a dei criteri ovviamente estetici che per me sono accattivanti. Ho fatto una scelta che secondo me è molto buona, soprattutto forse un po' contro tendenza, in quanto normalmente si predilige il lavoro dei giovanissimi, dei giovani, cosa che io non disegno, però in questo caso, pur essendo un artista che ha un suo trascorso, insomma, un suo vissuto e comunque ha un certo numero di anni di lavoro, secondo me è un lavoro freschissimo, molto giovane, molto forte, molto coinvolgente soprattutto. Avendo la casa circondata comunque da foto di tutti i tipi e soprattutto di foto vecchie, c'è stato un momento particolare della mia vita, ma non tanto tempo fa, che come se per la prima volta avessi visto queste foto e avessi rivissuto quei momenti, quelle persone che poi non ci sono state più. Quindi è stata una specie di infatuazione, è stato un innamoramento, è stata una voglia di ritornare nel passato, facendo attenzione a non lasciarmi troppo sprofondare in questo passato, perché poteva essere anche doloroso. Da lì è nata l'idea di un video, dal video è nata anche la performance, perché la performance vengono scelte alcune foto accuratamente, non tutte, altre sono scartate, e poi questo tavolo tappezzato, che è assolutamente il momento del ricordo totale, e sopra questo tavolo con tutte queste foto il ricordo viene suggellato con dei cuori messi sopra. Perché io da tempo che lavoro sul cuore. Il cuore come entità personale, di calore, di elemento simbolico in ogni caso. E questo è l'unico legame col vecchio lavoro. E per il resto è nata in maniera isolata, estrapolata da quel momento mentale che ho avuto. Quindi per questa stagione ci sarà la performance, l'anno prossimo ci sarà questa installazione, questa personale di Giovanna Doresini. Wow!